Salve a tutti, sono Vincenzo Gargiulo, direttore generale della società RentalSea, società specializzata nel noleggio a lungo termine, broker nato nel 2023 di proprietà della holding H2B. RentalSea offre a grandi, piccole e medie imprese la possibilità di noleggiare auto, motocicli, veicoli commerciali alle migliori offerte negoziate sul mercato con i migliori best partner in accordo quadro su tutti i Drivalia Best Partner 2024 di RentalSea. Il nostro organigramma, la nostra struttura organizzativa, coordinata dalla mia direzione generale, dal supporto commerciale di Brian Penna, dal nostro responsabile del back office Carmine Gulliti, la nostra prima linea di executive manager e i rental advisor, nonché segnalatori, che compongono la filiera di quella che è la struttura organizzativa di RentalSea. I nostri partner commerciali, LeasePlan, Leasys ALD, principali player, Arval, si fa Unipol Rental, Athlon, ma su tutti, come vi accennavo all'inizio, Drivalia, il nostro Best Partner 2024, che di proprietà della CA Bank, nasce nel settore specializzato del noleggio a breve termine con le offerte online CarCloud e CarBox. Si è segmentata e si è inserita sul mercato in maniera prepotente nel noleggio a lungo termine, con le offerte commerciali sugli stock di nuovo, sul seminuovo e sui veicoli rent to rent, la possibilità del subnoleggio riservato ai dealer del settore per l'attività di noleggio a breve termine. La nostra proposizione commerciale nasce soprattutto con la più ampia configurazione del rental store che l'epicentro del nostro sistema RentalSea, negozio a marchio con esclusiva di zona, con formazione dedicata, con un'academy, con un'assistenza e con un supporto di back office specializzato, con la possibilità di un'esclusiva di zona e di una struttura di lead generation nominativi sul territorio nazionale. Offerta economica RentalSea con piano provvigionale, con una struttura già da sistema, che condivideremo a breve con il nostro CRM gestionale, promo prevalentemente in pronta consegna, e vi rimetto al sito istituzionale RentalSea per farvi vedere la configurazione della nostra area riservata, del nostro CRM. Per presentare il nostro CRM gestionale, mi raggiunge il nostro responsabile di back office Carmine Gulliti, che con lui condivideremo oggi la presentazione come l'ingresso dal nostro sito istituzionale rentalsi.it. Abbiamo in alto a destra un'area riservata. Accedendo Carmine nell'area riservata, vedrete in questa prima schermata dove c'è un tasto di credenziali di accesso, quindi indirizzo mail e password, e c'è scritto accedi come cliente o come operatore. In questo caso noi accediamo come operatore, vi mostrerò successivamente perché l'accesso come cliente. Login, entriamo all'interno del nostro sistema gestionale. L'aspetto fondamentale, principale ed importante, in alto a destra, con la foto di Carmine Gulliti, cliccando sul mio account, abbiamo lo strumento più essenziale, che è la famosa stringa di tracciamento. Questa stringa non è altro che il mini sito che risponde direttamente al sito principale RentalSea. Quindi ciascuno di voi verrà dotato di un sistema gestionale con un proprio mini sito, in modo tale che quando lo condivideremo sui nostri contatti, su WhatsApp, sui principali social network, le persone alle quali verrà inviato il sito potranno visionare tutte quelle che sono le offerte, ma anche richiedere un'offerta direttamente sarà tracciato con la vostra stringa. E facciamo un esempio pratico. Prendiamo ad ipotesi la Fiat Panda, la 1000 Firefly, a 214 euro. Cliccando Scopri di più, apriamo l'auto, quindi entriamo nel merito della configurazione. Innanzitutto abbiamo la proposizione nella durata che va dai 24, 36, 48, perché in questo caso è una pronta consegna seminuovo, offerta del nostro best partner Drivalia. Nei chilometri totali possiamo indicare 80.000, 120.000. Le proposizioni del seminuovo di Drivalia sono tutte con anticipo zero e richiediamo questa offerta.
andando a richiedere l'offerta come evidenziato, la prima cosa che balza all'occhio è ricevi la consulenza di un esperto grazie a Carmine e trova l'auto che desideri. Quindi entriamo nel merito della tipologia del cliente, se è un privato, se è un libero professionista, se è una partita IVA intesa come società di capitali, come società di persone. Quindi facciamo un'ipotesi come persona fisica. Inseriamo il codice fiscale del nostro cliente che ci ha fatto la richiesta. E vi aggiungo anche che lo stesso cliente che sta visionando il vostro sito attraverso la vostra stringa che può indicare questi dati e poi gli arriverà in automatico una mail al cliente con le sue password per entrare nell'area riservata di RentalSee. Come vi dicevo prima, accedi come cliente nel caso specifico del cliente o accedi come operatore come stiamo facendo noi adesso. Mettiamo il nome indicato come test in questo caso, cognome sempre test. Cliente, un'email importante e fondamentale, l'email che possa essere quella corretta dove verrà anagrafata la persona, un recapito telefonico e il comune di riferimento della residenza del cliente o del domicilio fiscale della partita IVA. Accettiamo la privacy, inviamo la richiesta. Cosa accade in questo momento? La richiesta è stata inviata, quindi il cliente riceve subito una mail da RentalSee dove viene presentato il collaboratore, quindi voi stessi, al cliente, quindi con i vostri riferimenti, e gli arriva una mail con un'utenza, una username e una password, che può accedere, come vi ricordavo all'inizio, nell'area riservata come cliente. In questo caso, grazie per averci contattato, è la prima risposta diretta del gestionale. E a questo punto che cosa accade? Noi operatori entriamo direttamente nel gestionale RentalSee, quindi Carmine facciamo vedere l'accesso al gestionale di RentalSee nella parte, diciamo, pratica, troveremo il test cliente che abbiamo inserito, quindi si è generata una lead, si è generato un contatto. In questo caso con il cliente abbiamo colloquiato, quindi l'esito del contatto sarà ok perché abbiamo parlato con il cliente e abbiamo capito la bontà del cliente se è interessato o meno a quel tipo di offerta. In questo caso la mettiamo come esitata gestita, esitiamo di secondo livello con ok, quindi il cliente ci ha dato possibilità di procedere, salviamo questa offerta, il contatto passa in uno stato di pratica che vedremo nel cancelletto 864. Ora accediamo alla pratica, quindi entriamo nel merito della pratica, Carmine, e troviamo la richiesta che è stata fatta. Quindi abbiamo scelto la Panda per il nostro cliente, qualora ci fosse data qualche indicazione dal cliente stesso abbiamo delle note che noi possiamo scriverci all'interno, ad esempio cambio gomme. Quindi in questo caso scriveremo cambio gomme, usciamo fuori dal campo note per bloccare quello che è il dettaglio che abbiamo indicato e semplicemente con l'utilizzo del gestionale o lato cliente che lo fa in autonomia o lato advisor che lo facciamo noi stessi andiamo a completare quella che è innanzitutto l'anagrafica, quindi entrando nella compilazione dell'anagrafica stessa possiamo precisare luogo e data di nascita, possiamo precisare residenza, se c'è una PEC lato aziendale, salviamo questi contatti al momento. Quindi torniamo nella schermata precedente e andiamo ad inserire quelli che sono i campi obbligatori che sono riportati sotto. Quindi abbiamo detto all'inizio che era un cliente privato, quindi andremo ad inserire le ultime due buste paghe aggiungendole, carta d'identità, codice fiscale, CUD e l'offerta negoziata, perché in questo caso l'offerta già è stata negoziata perché è un parametro chiuso. Quindi è un'offerta di seminuovo che non ha possibilità di subire delle variazioni, quindi l'offerta è già configurata. A questo punto andiamo nel cambio di stato, perché la pratica è stata anche completata con la parte documentale, quindi Carmine possiamo procedere al cambio di stato, la portiamo in offerta prodotta e in questo caso andiamo a salvare l'offerta prodotta. Il gestionale risponde direttamente al cliente, direttamente al nostro back office, quindi Carmine e il suo team di back office procederanno a validare la documentazione, quindi a dare un ok che la documentazione sia corretta e procediamo a scaricare e a firmare l'offerta negoziata su misura. Quindi a questo punto l'offerta che noi andremo a scaricare
dovrà essere firmata e siglata in ogni foglio insieme alla privacy del player di riferimento e in questo caso qui potremo procedere a lanciare lo scoring. Quindi Carmine, a questo punto diamo per buono che il cliente ha firmato la privacy e l'offerta negoziata, possiamo procedere a cambiare ulteriormente lo stato, quindi è il back office che si occuperà di rispondere al nostro cliente o al nostro collaboratore, tanto più che il cliente, qualora dovesse operare in forma diretta, voi collaboratori attraverso il CRM gestionale avete la visione di tutto. La pratica va nello stato di scoring e quindi procediamo alla valutazione. Una volta che il player ci ha risposto, mettiamo per ipotesi in esito positivo, quindi la pratica viene approvata, quindi sarà cura del back office cambiare ulteriormente lo stato, quindi in scoring, la pratica verrà approvata e quindi verrà salvata. A questo punto bisogna andare abbiamo scelto un'offerta già negoziata, quindi un semi nuovo, stabilire la disponibilità di quell'offerta, soprattutto nelle colorazioni, e scegliere con il cliente quella che è l'auto che ci aveva indicato all'inizio. In conclusione vi rimetto a tutti gli eventi formativi in presenza e live, soprattutto i nostri webinar, dove verranno spiegati di volta in volta quelle che sono le caratteristiche dei player piuttosto che il funzionamento del gestionale. Quindi vi invito a restare sintonizzati sulle nostre piattaforme social e soprattutto a seguirci.